Grazie Chiara. E allora vi diamo ufficialmente appunto il benvenuto a questa nuova edizione di Portello Segreto. Questa è la settima edizione della nostra rassegna dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, storico e scientifico di un'area straordinaria qual è quella appunto del Portello, con qualche digressione verso il centro città. Mi presento, io sono Roberta Rigato. Vicepresidente dell'Associazione Culturale Fantalica, che dal 2013 gestisce un bello spazio in via Gradenigo proprio al Portello, e proprio dalla nostra presenza nel territorio è nata questa rassegna che vuole coinvolgere vari enti pubblici e privati, in primis ovviamente il Comune di Padova che ci dà il patrocinio ma anche contribuisce al progetto attivamente. I vari enti quali associazioni culturali, gli enti pubblici, quali anche la stessa università che spesso coinvolgiamo, l'Università degli Studi di Padova, attraverso i suoi studiosi che spesso sono nostri ospiti all'interno della rassegna. Una rassegna che è composta da eventi, spettacoli, incontri culturali e oggi partiamo con il primo incontro culturale dedicato ai personaggi, perché quest'anno Portello Segreto ha come titolo proprio questa diciamo che ha questa intenzione di mettere in evidenza alcune delle personalità più significative della città, ma che hanno anche in qualche modo avuto a che fare o che hanno a che fare con il Portello. Tra storie e personaggi, quindi, è il sottotitolo della rassegna di quest'anno, il nostro fil rouge, il nostro filo conduttore. Oggi partiamo con una figura forse poco nota, ma che dà il nome ad un museo che si trova proprio al Portello, il Museo della Fisica, intitolato a Giovanni Poleni. E questa sera abbiamo anche il piacere di avere con noi presente la conservatrice del museo, la dottoressa Sofia Talas, che tra poco appunto andremo ad accogliere nel nostro incontro. I prossimi incontri saranno dedicati ad altrettante figure interessanti, come avete potuto vedere: Bartolomeo Dalviano il 10 maggio, Pietro Bembo il 17 maggio, Giovanni Battista Belzoni il 24 maggio, ogni martedì sempre alle ore 21 su questa piattaforma. Continueremo poi con una serie di appuntamenti, uscite culturali. La prima sarà proprio al Museo Poleni, il 6 maggio, questo venerdì. Se volete, c'è ancora a posto. Abbiamo sdoppiato il gruppo e quindi c'è la possibilità di accedere al museo dalle ore 17:30. Avremo poi alcune visite a luoghi non solo al Portello, come la gita in battello lungo il Piovego, la visita alle mura rinascimentali di Padova, ma anche una visita dedicata a Urbs Picta, perché abbiamo questo grande onore di avere una serie di cicli di affreschi che sono stati nominati patrimonio UNESCO, e quindi andremo a visitare il Battistero del Duomo il 4 giugno con anche un bellissimo concerto al suo interno. E andremo a scoprire poi una chiesa invece che è sull'asse della via Annia, che dal Portello porta appunto verso via Altinate, ed è la chiesa di San Gaetano. E abbiamo poi degli spettacoli, degli eventi, tra cui anche una mostra interessante sulla storia del Portello, con le fotografie che saranno applicate sulle vetrine di via Portello, le vetrine dei negozi, quindi è nata anche una collaborazione con i negozi del territorio, una mostra fotografica diffusa, vetrine d'autore con opere di Renzo Saviolo, che ha saputo scattare delle fotografie straordinariamente efficaci e interessanti della vecchia storia negli anni 50 del Portello.
andremo anche a visitare la mostra Dai Romantici a Segantini il 13 maggio. Ci sono ancora posti, quindi potete approfittare. Sono ormai l'ultimo periodo di apertura. E avremo anche dei concerti realizzati a cura di gruppi musicali legati al mondo universitario, come appunto Emozioni Musica il 29 giugno con il gruppo del Corollario, un gruppo di studenti appunto universitari del Dipartimento di Matematica, a Palazzo Contarini in via San Massimo, e una pericena con Rossini, dedicata appunto alla figura di Rossini, con degustazione a cura di Nova Sinfonia Patavina. Bene, non mi trattengo oltre e do il benvenuto alla dottoressa Sofia Talas, che appunto, come anticipavo, è la conservatrice del Museo della Fisica Giovanni Poleni, che ha subito tra l'altro recentemente un restyling bellissimo, devo dire, quindi consiglio proprio una visita e approfittiamo appunto dell'appuntamento del 6 maggio. Direttamente dal Dipartimento di Fisica, appunto, do il benvenuto alla dottoressa Talas che ci racconterà di questa figura straordinaria di Giovanni Poleni. Grazie a tutti. Grazie mille, Roberta Rigato, grazie all'Associazione Fantalica per questo gentile invito e buonasera a tutti. Allora sì, questa sera si parlerà di Poleni, di Giovanni Poleni. Allora faccio, ecco qui, vedete lo schermo condiviso? Sì, perfetto. Sì, come diceva dottoressa Rigato, il Museo di Storia della Fisica che si trova in via Loredan 10 è stato recentemente riallestito e con l'occasione intitolato proprio a Giovanni Poleni. Poleni è un personaggio fortemente legato al territorio, ma la cui dimensione è decisamente europea ed è quello che vorrei mettere in luce questa sera. Di Poleni abbiamo una statua, vediamo se, ecco. Una statua scolpita da Canova in Prato della Valle, dall'originale adesso conservata al Museo degli Eremitani, quindi un personaggio famosissimo alla sua epoca, eppure Poleni è poco noto anche qui a Padova oggigiorno. E questo magari se volete poi lo possiamo riprendere alla fine del perché Poleni è stato dimenticato nel corso di questi ultimi secoli. Allora chi era? Chi era Giovanni Poleni? Beh, era un personaggio, un grande esponente del secolo dei Lumi, della Repubblica delle Lettere, personaggio eclettico, lavora in ambito scientifico, beh, qui una sua macchina calcolatrice che inventa quando era ancora giovanissimo, però lavora oltre che in ambito scientifico, lavora per esempio, è un appassionato di filologia, aveva avviato la redazione di un dizionario, è coltissimo su tutti i settori, in particolare nell'ambito dell'antichità e dell'architettura antica. È lui che cura un'edizione critica dell'opera di Vitruvio. Cultore di arte, cultore di musica, pare che fosse molto legato anche a Tartini. Qui una curiosità, adesso abbiamo un progetto avviato con l'Università di Brest in Bretagna, quindi in Francia, per studiare la corrispondenza di Poleni, che è ancora in gran parte inedita, e proprio per darvi un'idea di questo, di Poleni amante delle arti, vi faccio vedere questa lettera che Poleni scrive all'architetto Tommaso Temanza a Venezia il 7 settembre del 1759. Vedete nel secondo paragrafo: delle vedute del canaletto, la prima parte mi fu donata dal signor console Smith, ma cercherò di perfezionare l'opera. Voglio averla bella ed intera. Quella prestatami da lei è ben custodita. Quindi interessato addirittura ad avere l'opera completa di Canaletto. Quindi un personaggio tipico, se vogliamo, del Settecento. Stasera però lavoreremo
esamineremo soprattutto gli aspetti scientifici, cioè focalizzeremo l'attenzione su qual è il scienziato, esaminando la portata europea del suo lavoro e esamineremo in particolare sia il suo lavoro di ricerca che il suo lavoro di insegnante, di professore di fisica sperimentale e poi naturalmente la raccolta che lui crea per fare ricerca, per portare avanti l'insegnamento, questo gabinetto di fisica. E quindi esamineremo in questi tre aspetti sempre il legame con il territorio e la dimensione europea. Allora, innanzitutto quindi Poleni scienziato. Poleni scienziato, direi che è impossibile dare un quadro esaustivo, ma solo alcuni esempi. Lavoro in idraulica teorica e applicata, scrive due trattati, uno nel 1717 e uno nel 1718, gli valgono una fama europea. Per esempio l'Accademia delle Scienze di Parigi scriverà poi nell'elogio di Poleni che viene pubblicato alla morte dello studioso, scrive che Poleni aveva acquistato una tale fama che non si trovava più fra i diversi sovrani d'Italia nessuna contestazione sul corso delle acque in cui non lo si volesse per giudice o per arbitro. Perché lui lavora in ambito, idraulica applicata, per esempio la cosiddetta foronomia, cioè come l'efflusso dell'acqua da fori nelle pareti dei recipienti oppure dal fondo dei recipienti. Studia vari aspetti, quindi addirittura esiste ancora una formula Poleni, un effetto Poleni nell'ambito dell'idraulica. Quindi c'è tutta una costruzione teorica, ma che poi lui applica al territorio per l'appunto, e quindi vedete la sua fama presso i sovrani d'Italia. E 20 anni dopo, nel 1738, Daniel Bernoulli, considerato uno dei grandi esponenti di questa disciplina, ricorda le esperienze e i quesiti posti da Poleni e lo cita come personaggio celeberrimo e fra gli autori più importanti nelle questioni legate proprio alle acque. Dicevo, idraulica teorica è applicata, naturalmente alcune dei suoi risultati li applica alla Repubblica di Venezia, alla Laguna di Venezia, che si trattava in questo caso di un problema che era sempre stato fondamentale per la Repubblica fino dal Cinquecento. E quindi lui fa una delle prime analisi analitiche di idraulica lagunare, proprio questa entrata e uscita dall'acqua da diversi punti, e con fori di diverso tipo, la applica proprio alla Repubblica di Venezia, ma in realtà lui studia il territorio in senso lato. Vi faccio vedere, ecco, questa diapositiva si occupa dei fiumi, quindi dei corsi dei fiumi, come è meglio dirigerli anche per la salvaguardia della Repubblica di Venezia, critica il disboscamento delle aree boschive perché aumenteranno la portata di legno nella laguna, insiste sul fatto che i canali vanno tenuti molto puliti, per esempio i canali di Padova, come mantenere i canali per garantirne anche naturalmente la navigabilità. E questo qui è uno schizzo di Poleni conservato tra le carte di Poleni all'Archivio di Stato di Venezia. E sono le porte contarine di Padova e quindi quella che era la situazione dell'epoca. Da notare che proprio lavorando sui canali, sui fiumi e sulla forza esercitata dall'acqua contro gli argini, fa un esperimento particolare facendo cadere delle sfere di volume uguale ma di peso diverso nell'argilla. E questo esperimento lo porta a entrare in una di quelle che furono tra le più importanti controversie dell'epoca, la cosiddetta controversia delle forze vive, che vedeva
due gruppi opposti di studiosi, alcuni che sostenevano l'idea di Descartes, di Cartesio e di Newton, dall'altra parte coloro che sostenevano Leibniz, su qual è la quantità che si conserva nel movimento, e quindi è proporzionale alla velocità o proporzionale al quadrato della velocità. Proprio per questo esperimento pubblicato da Polemi nel suo trattato di idraulica, l'esperimento viene ripreso da uno studioso olandese, diffuso, e Polemi si ritrova al cuore di una controversia europea, il che gli pesa, perché Polemi non era, era una persona estremamente mite che rifuggiva dalle polemiche, e quindi in realtà sì, di dimensione europea, ma non nelle controversie che all'epoca attraversavano l'Europa. Allora, idraulica, quindi teorica applicata, lavora nell'ambito della matematica. Abbiamo parlato prima di una macchina calcolatrice, inventa anche quest'altro dispositivo che permetteva di tracciare delle particolari curve, delle curve trattorie, curve logaritmiche, che erano, e questo tipo di macchina era molto importante nel Settecento. Perché? Perché permetteva di risolvere equazioni differenziali che erano difficilissime, se non impossibili da trattare all'epoca, per mezzo della geometria. Quando Polemi pubblica questa sua invenzione, la pubblica in una lettera a Hermann. Hermann, che era stato professore di matematica prima di lui qui a Padova, un matematico di fama europea anche lui. Quindi Polemi scrive questa lettera a Hermann nel 1729, che viene pubblicata. Immediatamente Eulero gli scrive per saperne di più, per discutere con lui di alcuni problemi che erano problemi di punta della matematica, e per congratularsi, interessatissimo a questa macchina. Quindi un personaggio, vedete, che suscitava la stima di... dei grandi personaggi, di grandi scienziati dell'epoca. Matematica e poi meteorologia. Beh, meteorologia su vari fronti nell'ambito della meteorologia. Innanzitutto è lui che avvia già dal 1725 in modo sistematico delle misure meteorologiche qui a Padova, che saranno una delle serie più lunghe esistenti in quel periodo, e fatte in modo sistematico, verranno poi riprese da Toaldo dopo la morte di Polemi. Erano l'idea di fare studi meteorologici, di fare reti per studiare il clima, esisteva già dal 600, però sicuramente questi rilevamenti di Polemi sono adesso particolarmente importanti anche nell'ambito degli studi dei cambiamenti climatici, ovviamente. E proprio per questi studi di meteorologia Polemi lavora anche sulle scale meteorologiche. All'epoca si cercava disperatamente di ottenere quello che oggi potremmo chiamare un termometro standard, un termometro che sia facilmente riproducibile e affidabile, però per fare questo bisognava capire quale liquido usare, quali punti fissi usare. Per noi è ovvio: 0 gradi ghiaccio fondente, 100 gradi acqua bollente, e sembra naturale, non lo è per niente. È stato difficilissimo arrivare a questo risultato, e di fatto nel Settecento c'è una tale corsa verso questo termometro standard che vengono proposte ben 27 scale termometriche diverse. E in questa figura che qui ho riprodotto, che è tratta dal trattato di fisica di Desaguliers, uno dei principali trattati di fisica sperimentale, in questo caso pubblicato a Londra negli anni 1730, vedete 15 di queste scale termometriche diverse. Ne vengono proposte quindi, diciamo, 27 nel corso del Settecento, e se voi vedete, la numero 7 è la scala proprio introdotta anche da Giovanni Polemi, quindi una scala meteorologica a suo nome, dei rilevamenti meteorologici, i suoi lavori di meteorologia pubblicati nelle Philosophical Transactions, cioè i resoconti dell'Accademia delle Scienze di Londra, prestigiosissima all'epoca.
Meteorologia e astronomia, beh, anche nell'ambito dell'astronomia Poleni dà contributi importanti, anche quelli pubblicati nelle maggiori riviste scientifiche europee, studia eclissi solari, lunari, studia le aurore boreali. E qui vedete di nuovo fra le carte di Poleni, l'immagine, disegno di un'aurora boreale, osservata a Venezia nel 1737. Questa aurora boreale è descritta poi proprio sulla base anche dei resoconti dati da Poleni, è descritta nei maggiori trattati dell'epoca sulle aurore boreali, in particolare il trattato di Dortou de Meyron, che diventò poi il segretario dell'Accademia delle Scienze francese. Scrive questo trattato fisico e storico delle aurore boreali. Nella seconda edizione, quella del 1754, cita i lavori di Poleni e proprio questo suo resoconto dell'aurora boreale del 1737. Quindi già cominciate a vedere questa portata europea, era in contatto con tantissime persone in tutta Europa, Poleni, e i suoi lavori pubblicati nelle principali riviste dell'epoca. Lavora quindi in settori che sono propriamente fisica, matematica, astronomia, ma usa anche in questo caso, così come nel caso dell'idraulica, conoscenze di fisica anche nell'ambito del restauro architettonico, cioè lui unisce la sua erudizione, le sue conoscenze del mondo antico e dell'architettura antica. E le unisce alle sue qualità di sperimentatore in fisica per fare restauri, fa tantissimi restauri anche qui a Padova, per esempio anche alla Basilica del Santo, e poi molto famoso il suo intervento sulla cupola di San Pietro a Roma, viene chiamato proprio dal Papa a fare questo restauro, e fa vari esperimenti, in particolare decide che è necessario consolidare la cupola, fissando dei cerchioni di ferro, li vedete qui rappresentati, e per decidere la sezione di questi cerchioni fa gli esperimenti qui a Padova e li fa con questa macchina che adesso è esposta al Museo di Storia della Fisica. E per fare questi lavori, notate bene che Luigi Vanvitelli era l'architetto ufficiale della cupola di San Pietro a Roma. E Poleni fa da consulente scientifico, se vogliamo. Scambiano tantissime lettere, continuamente Vanvitelli chiede consiglio a Poleni, per sapere come comportarsi, cosa fare. Gli scrive: ma c'è stato un altro fulmine e un'altra parte della cupola è stata danneggiata. E Poleni dice: benissimo, allora bisogna aggiungere un altro cerchione. Insomma, un rapporto strettissimo, una collaborazione molto moderna anche nell'organizzazione del lavoro. Quindi, qui abbiamo visto finora esempi di settori in cui lui dà contributi importanti, ce ne sono anche altri, ma quello che vorrei dire è che lui si interessa in realtà a praticamente i campi della scienza, tra cui anche l'elettricità. Perché nomino però l'elettricità in particolare? Beh, perché l'elettricità è un settore che era un settore di nicchia in realtà per tutto il 600 e poi per una parte del 700. Poi 1745-46 vengono fatte nuove scoperte e di colpo ci sono nuovi risultati, si scoprono nuovi effetti, nuovi modi di produrre l'elettricità. L'elettricità è molto spettacolare, vedete qui, a destra un generatore elettrostatico, quindi una sfera di vetro che viene fatta ruotare, strofinata in questo caso con le mani, il vetro si elettrizza, l'elettricità viene convogliata attraverso il personaggio, dalla spada partono scintille e il personaggio può infiammare l'alcol, dar fuoco all'alcol contenuto nel cucchiaio tenuto dalla signora. Dalla damina. Allora, l'elettricità estremamente popolare entra in quel periodo non solo nelle università, ma anche nei salotti, presso le corti, diventa anche spettacolo.
moltissimi si dilettano, si appassionano di questa scienza elettrica. Beh, qui per esempio ho voluto citare Gianfrancesco Pivati fra questi appassionati di elettricità, anche perché lo ritroveremo in seguito in questa presentazione. Pivati era l'addetto alle stampe dei magistrati veneziani che si occupavano dell'Università di Padova. E quindi lui interagisce spesso con Poleni. È lui, tra l'altro, a proporre una delle riforme universitarie dell'epoca. Nell'ambito dell'elettricità si appassiona tantissimo e pensa di ottenere delle guarigioni straordinarie. Lui elettrizza dei cilindri di vetro, mette all'interno dei cilindri delle medicine, poggia questi cilindri di vetro elettrizzati sui pazienti e dice di ottenere delle guarigioni. Questo suo entusiasmo, in realtà poi nessuno riesce a riprodurre quanto affermato da Pivati si rivelerà essere quella che oggi si chiama una fake news, ecco. E quindi grandi entusiasmi per l'elettricità, anche molte fake news, e Poleni ci lavora anche lui, si interessa anche lui, ma notate bene, siamo nel 1700. Il momento in cui l'elettricità diventa così popolare è 1745-46. Poleni nasce nel 1683, ha già più di 60 anni, già più di 60 anni, ma si appassiona a questo nuovo settore, partecipa a serate elettriche, cosiddette serate elettriche a Padova e a Venezia. Vedete qui un generatore elettrostatico e la damina che viene isolata da terra, che viene elettrizzata, e qui un invito. Un invito in cui vediamo proprio i nobilissimi signori, scusate che sono andata troppo avanti, i nobilissimi signori che sono invitati e pregati a volersi degnare di intervenire, e dove si fanno vedere molte esperienze di elettricità, come per esempio far sortire del fuoco dal dosso di una persona, far comunicare detto fuoco da una persona all'altra, far arricciare i capelli di qualche persona, far sortire del fuoco dall'acqua, eccetera. E qui siamo nel 1746 a Venezia. Poleni partecipa in prima persona, beh, fra le carte di Poleni conservate alla Biblioteca Marciana di Venezia. Qui avete per esempio un manoscritto in cui si vedono personaggi che vengono elettrizzati, in cui si misura le pulsazioni prima delle elettrizzazioni, nell'atto delle elettrizzazioni, dopo l'elettrizzazione. Vedete che il primo a partecipare è il Marchese Poleni. Quindi un personaggio aperto, interessato, curioso, estremamente brillante. E non è un caso che fosse membro delle principali accademie europee. Erano pochissimi i membri stranieri, sia nella Royal Society, che era l'Accademia delle Scienze Inglesi, che nell'Accademia delle Scienze Francesi, in tutte queste grandi accademie europee. I membri stranieri erano pochissimi, 6, 8. E Poleni viene invitato. Quindi veramente un grande personaggio dell'epoca che ha una rete di corrispondenti enorme, quindi ho messo solo alcuni grandi nomi in tutta Europa. Allora, non è un caso che un personaggio del genere a Padova abbia avuto ben 5 cattedre. Nel 1710 la cattedra di astronomia e meteorologia, nel 1715 una cattedra di filosofia naturale in cui lavorava nell'ambito di una cattedra di filosofia, lui si occupava di filosofia naturale. 1719, cattedra prestigiosissima, quella di matematica, che era stata occupata a suo tempo da Galileo, poi era stata occupata da Hermann, da Guglielmini, da vari grandi personaggi. 1739 gli viene affidata, oltre alla cattedra di matematica, una cattedra di filosofia sperimentale ed infine la cattedra di nautica e costruzioni navali. Quindi un personaggio che anche all'Università di Padova lavora su tantissimi settori, e l'aspetto che noi adesso guarderemo è proprio questa nuova cattedra che gli viene affidata nel 1739, quella di filosofia sperimentale, proprio perché è legata anche al museo di cui sono
conservatrice. Allora, Polemi, quindi professore di fisica sperimentale. Allora, per capire meglio queste nuove lezioni, questa nuova cattedra, bisogna fare un salto indietro. È vero che il 600 è caratterizzato dalla rivoluzione scientifica e quindi inaugurata da Galileo proprio qui a Padova, quindi cambia il modo di fare ricerca e nasce una filosofia naturale sperimentale, quindi si fa ricerca facendo osservazioni, esperimenti, misure, calcoli. Però questo nuovo modo di fare ricerca rimane, fiorisce nell'ambito delle accademie che si sviluppano nel 600 in tutta Europa. Nelle università non cambia praticamente niente, si continua a insegnare la filosofia naturale sulla base dei testi di Aristotele, questo anche a Padova. Le cose cambiano con l'inizio del 700 e cambiano anche grazie alla cerchia di Newton. Newton pubblica i suoi libri di fisica e sono libri difficili, sono libri come farli conoscere anche a un pubblico più ampio. Nasce l'idea di portare fuori dall'Accademia delle Scienze Inglesi, dalla Royal Society, gli esperimenti che venivano svolti per presentarli al grande pubblico. E quindi provare a comunicare questa fisica di Newton attraverso esperimenti, attraverso dimostrazioni. È veramente un momento di cambiamento perché c'è questa idea di scienza che diventa pubblica, che si apre al pubblico. Fra i principali esponenti, fra i primi di questi professori che facevano dimostrazioni, professori dimostratori, John de Saguilier, che era membro della Royal Society, quindi un legato a Newton. De Saguilier, autore di appunto uno dei primi trattati di fisica sperimentale, quello da cui abbiamo visto tratta l'immagine con tutte le varie scale termometriche, tra cui quella di Giovanni Polemi. Quindi queste nuove lezioni proposte a un pubblico inglese riscuotono uno straordinario successo. E due sostenitori di Newton, Willem Gravesand e Peter van Moschenbroek, olandesi, esportano, tra virgolette, queste nuove lezioni in Olanda. Vengono create nelle università olandesi delle nuove cattedre e a poco in tutta Europa. Queste nuove lezioni hanno uno straordinario successo, si fanno dimostrazioni, si fanno lezioni usando esperimenti, dimostrazioni, non solo nelle università ma anche nei salotti presso le curie. Uno straordinario successo di questo nuovo modo di insegnare. Se volete, con la rivoluzione scientifica nel 600 cambia il modo di fare ricerca, si fa ricerca basandosi su esperimenti e osservazioni, con il 700 cambia il modo di insegnare e nascono lezioni di fisica basate su esperimenti e dimostrazioni. Cosa succede a Padova? Allora, a Padova vengono fatte varie riproposte di riformare l'università per abolire alcune cattedre ormai obsolete, crearne di nuove. Una prima proposta viene fatta da Scipione Maffei nel 1715, un'altra dal Giovanni Francesco Pivati, di cui parlavamo prima, appassionato di scienze, di questa nuova scienza sperimentale, in particolare appassionato di elettricità, che fa una sua proposta di riforma nel 1738. Entrambe le proposte avevano l'idea di inserire una cattedra di filosofia sperimentale. Questa cattedra viene effettivamente istituita dalla Repubblica di Venezia il 27 novembre del 1738 e assegnata a Giovanni Polemi il 12 febbraio, poco tempo dopo, del 1739. Allora, perché Polemi per questa nuova cattedra? Abbiamo detto che era uno studioso che aveva sia esperto di teoria ma anche di scienza applicata, abbiamo detto che lavorava su tanti fronti. Bisogna dire che anche per quanto riguarda esperimenti e dimostrazioni lui era esperto ed era esperto di strumenti, cioè per poter fare gli esperimenti, per far fare le dimostrazioni bisognava conoscere bene
gli strumenti, e lui era espertissimo. Solo per darvi un'idea della sua fama, ho riportato qui alcune lettere. Sono lettere che Giovanni Giacomo Marinoni, che era il matematico e l'astronomo ufficiale della corte di Vienna, dell'imperatore quindi, a Vienna, ebbene Marinoni scrive a Poleni il 24 marzo del 1725: mi sono impegnato alla fabbrica di un'antlia, l'antlia era una pompa da vuoto per creare il vuoto, come fu emendato dallo Spejo e come viene emendato, eccetera, eccetera. Il 28 aprile dello stesso anno, Marinoni scrive a Poleni: rendo mille grazie a vostra signoria illustrissima per la copiosa informazione sull'antria. Qui ne fa una simile per l'imperatore, il signor Brown, ottico di sua maestà, eccetera, eccetera. Quindi Marinoni si rivolge a Poleni per avere informazioni su questa, su come costruire una pompa da vuoto, e qui vedete lo schema che Marinoni spedisce a Poleni in questa lettera del 28 aprile del 1725, che è quella che fa il signor Brown, ottico di sua maestà. Però non gli bastano ancora le informazioni che Poleni gli ha spedito, e il 23 giugno ritorno a rompere il capo a vostra signoria illustrissima per l'apparato della mia futura antlia, il tubo mandatomi da Norimberga, lungo piedi 2/3 di Parigi. Adesso non entro nei dettagli, però vedete che sono proprio dettagli tecnici e consigli estremamente tecnici, estremamente precisi che Marinoni chiede a Poleni. Poleni era proprio un esperto mondiale anche di strumentazione scientifica dal punto di vista proprio tecnico. E quindi non c'è da stupirsi che quando si tratta di istituire una nuova cattedra, di trovare un professore per questa nuova cattedra in cui si tratta di fare esperimenti e dimostrazioni, venga scelto Poleni. Però attenzione, la Repubblica di Venezia a quanto pare fa subire una sorta di esamino a Poleni, verifica tutto, tanto che Poleni evidentemente Pivatti a quanto pare va a fare una sorta di esame a Poleni, tanto che Poleni stesso, che pure era molto mite, deve essersi un po' offeso. Per cui Pivatti scrive a Poleni, quindi rappresentante dei magistrati veneziani, scrive a Poleni il 29 dicembre 1738. Ricordatevi, la cattedra era stata istituita in novembre. Pivatti scrive a Poleni: ella poi mi dice che in Padova l'ho riguardata col microscopio. Bisogna che fosse molto poco buono, perché di nulla mi ingrandiva l'oggetto, e se qui la osservo col telescopio, la mia poca pratica fa che nel riguardare vostra signoria illustrissima io abbia posto l'obiettivo all'occhio e l'oculare verso l'oggetto. Quindi è che invece di rappresentarmi la sua degnissima persona tal che sia, me l'ha rappresentata di gran lunga inferiore al suo gran merito, a merito, ma questo forse sarà avvenuto per mio difetto, che l'occhio mio manchevole non può, né sa quanto basta distinguere gli oggetti del mondo tutti ammirati, come vostra signoria illustrissima. Quindi vedete che la lettera di Pilevati, la lettera di un appassionato di scienze, che si rivolge a un Poleni evidentemente un po' offeso, a cui verrà data effettivamente poi questa nuova carta. Allora, andiamo a vedere quali erano le caratteristiche, ecco, di Poleni, professore di fisica sperimentale. Beh, innanzitutto i modelli su cui lui basa le sue lezioni sono sicuramente i modelli inglesi, de Sacquinier, e olandesi, Sgrave, Sand e Mosenbroek, di cui abbiamo parlato. Li cita tantissimo nelle sue lettere. Per esempio scrive a Zendrini il 12 febbraio del 39, quindi proprio quando ha avuto la cattedra, e scrive: il Mosenbroek si celebre nell'arte di sperimentare, si dice che le macchine del Sgrave Sand vagliano più di 30.000 fiorini, assaissimo quelle del de Sacquinier. Poi scrive a Maffei: io farò gli esperimenti una volta per settimana, di più non facendosi nemmeno a Leiden. E poi scrive ai riformatori: aggiungerò a versi della grandezza della materia della filosofia la dimostrazione delle grandi sedotte opere stese dai valentissimi filosofi sperimentali Mosenbroek e Sgravesand. Quindi sicuramente aveva lì dei modelli da seguire, e non è un caso che Poleni avvia la stesura di un trattato di fisica sperimentale, quindi elementi
E quindi questi elementi matematici di fisica intesa come filosofia naturale. Allora, avvia questo trattato che però rimane un manoscritto, però il titolo del suo trattato è esattamente quello di Skavlesand, quindi elementi matematici della fisica confermati dall'esperimento, e questo è proprio il trattato di Skavlesand. Quindi i modelli, sicuramente modelli olandesi e inglesi, ma in realtà erano pochissimi i trattati esistenti, i personaggi che avevano avviato queste nuove lezioni. Siamo proprio all'inizio, perché la cattedra di Poleni, se possiamo dire, è proprio una cattedra di prima generazione, fa parte della prima generazione delle cattedre, e lui fa parte, è proprio un professore di filosofia sperimentale di prima generazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che era difficile, perché c'era pochissimo, qualche modello, ma in realtà una cosa da costruire completamente dal nulla. Infatti, vedete qui nella lettera a Maffei del 1739, Poleni è preoccupato: io veramente in questa età e con questi acciacchi, in tratto non mi sentivo in stato di assumere questo peso. Dirò come dicono gli inglesi, vedremo. E nella lettera di cui vi parlavo prima dice: non so come riuscirò, il Signore Dio la mandi buona. Si trattava di fare una cosa completamente nuova. Mentre prima i professori insegnavano a casa loro, a un gruppo ristretto di studenti, leggendo i testi antichi, adesso si tratta di fare lezioni facendo esperimenti. E quindi un impegno completamente diverso. Quindi Poleni chiede al Senato veneziano un aiutante, un assistente, chiede una sede, infatti verrà costruito a Palazzo Bo un teatro proprio per la fisica sperimentale, e chiede dei finanziamenti per potersi procurare gli strumenti. La Repubblica di Venezia gli dà tutto. Avete visto prima, si parlava delle macchine carissime, quelle di Skavlesand, carissime quelle di Mauschenbroek. Molto spesso i professori pagavano le macchine e poi in realtà la loro raccolta andava alle università. Nel caso della collezione del gabinetto di fisica di Padova, è uno dei primi esempi di gabinetto di fisica completamente pagato da fondi pubblici. La Repubblica di Venezia accetta di finanziare quindi gli strumenti per le nuove lezioni di fisica sperimentale. Ma adesso, senza entrare nei dettagli, però questi sono manoscritti di Poleni, che si pone molti problemi nell'istituire una nuova scuola sperimentale. Bisogna principiare dalle cose fatte dagli altri ed andare adoperando gli strumenti che si avessero e facendole fabbricare degli altri secondo l'opportunità. Bisogna poi procurare di inventare degli strumenti e degli esperimenti nuovi. E poi, aggiunge, bisogna sapere più che si possa l'istoria di tutti gli esperimenti che sono stati fatti, i modi, gli artifici e le macchine adoperate. Quindi, poi altri sono i problemi, ma aggiunge alla fine: questo è un mare magnum che dipende da gran quantità di libri e da grande lettura e applicazione. Tutto è da costruire, anche l'ordine delle materie. E lui dice può essere di tre sorti, secondo il comodo, secondo le divisioni dei filosofi, e quindi acqua, fuoco, eccetera, oppure secondo l'ordine delle cose naturali e matematiche. E lui dice, beh, forse sarà quello l'ordine da seguire, e quindi iniziare dalla statica, dall'idrostatica e poi la meccanica. In realtà proprio questo tipo di ordine che viene proposto nell'Ottocento sarà l'ordine che caratterizza le lezioni di fisica nell'Ottocento e ancora nel Novecento. Quindi veramente un momento importante in cui si costruisce dal nulla un nuovo modo di fare lezione, e Poleni è in prima linea a livello europeo. Ancora una cosa, le caratteristiche di queste lezioni di fisica sperimentale. Le caratteristiche a livello europeo, e come vediamo come le lezioni di Poleni rientrano totalmente in quella che era le tematiche europee. Per esempio, scrive Skavlesand a Newton nel 1718, siccome parlo a persone che non sono molto esperte di matematica,
Ho fatto diverse macchine, strumenti per convogliare la forza delle proposizioni, laddove le dimostrazioni non erano state comprese. Attraverso l'esperimento do delle prove dirette della natura di alcune forze, delle collisioni, eccetera. Ebbene, nel gabinetto di fisica di Polanyi troviamo per esempio una macchina di questo tipo. Una rotaia, si fa cadere una pallina lungo una sfera lungo questa rotaia e qui abbiamo degli anelli, la pallina attraversa tutti questi anelli sono disposti lungo una parabola e qui avete una dimostrazione diretta e immediata di una legge della fisica, il fatto che i proiettili seguono un moto parabolico, una legge della fisica che era stata scoperta da Galileo. Quindi per mostrarla a lezione nel Settecento, uno strumento di questo tipo, una dimostrazione diretta e immediata delle leggi della fisica. E poi in tutta Europa queste lezioni di fisica dovevano essere unire l'utile al dilettevole, come scrive l'abate Nollet, Jean-Antoine Nollet, diventa lo scienziato della corte del re di Francia, di Luigi XV, sarà il maestro di fisica dei figli del re di Francia. Ma la corte stessa propone tantissimi esperimenti, diventa anche professore di fisica al Collegio di Navarra e nel 1738 scrive un programma o idea generale di un corso di fisica sperimentale. Quindi nel 1738 anche lui scrive presso questo programma, è proprio il periodo in cui Polanyi diventa professore di fisica, cioè ci stanno avviando in tutta Europa questi programmi. In questo suo volume, Nollet dice occorre unire l'utile al dilettevole. Certo, è permesso di fissare l'attenzione dei vostri ascoltatori tramite fenomeni che li sorprendono, ma attenzione, non è degno di un fisico lasciar loro ignorarne le cause, quando esse si possono far conoscere, poiché, lo ripeto, il nostro punto di vista deve essere di insegnare, illuminare e non di sorprendere o imbarazzare. Quindi, possiamo sorprendere il nostro pubblico, ma poi tutto va spiegato. Siamo proprio nel cuore del secolo dei lumi. Ebbene, nella collezione di Polanyi troviamo per esempio i paradossi meccanici, il doppio collo che invece di scendere lungo il binario, risale il binario. Quindi sorprendi il pubblico, però poi dopo si spiega che in realtà è vero, il doppio collo si sposta verso la parte più alta del binario, ma in realtà il suo baricentro sta scendendo, quindi secondo le leggi della meccanica. Polanyi utilizza i vasi di Tantalo e dice, beh, è verso del vino, usa vino per rendere la cosa ancora più spettacolare. Il bicchiere si riempie normalmente, poi però quasi, quando è quasi bicchiere quasi pieno, il vino comincia a uscire dai beccucci sottostanti e non li riempirete mai. Non per niente si chiamano vasi di Tantalo, perché? Perché ha inserito un sifone al centro. E quindi si parte da lì per andare a spiegare poi il funzionamento dei sifoni, l'azione della pressione atmosferica. Lo stesso la fontana di Erone. La fontana di Erone, Polanyi dice che dall'imbuto laterale versa acqua e si alza uno zampillo di vino. Cosa sta succedendo? Sta trasformando l'acqua in vino? Forse no, naturalmente, spiega poi Polanyi. In realtà è tutto un gioco di pressione all'interno dei recipienti. Quindi questa spettacolarità delle lezioni di fisica in Europa la ritroviamo a Padova e dei professori, questi professori del Settecento, attentissimi alle questioni pedagogiche. Nollet si interroga su eventuali quaderni da leggere o recitare e poi scrive, ma chi non sa che le cose migliori presentate in questo modo, leggendo quindi, finiscono per addormentare gli uditori e che solo raramente catturano l'attenzione che possono meritare? E aggiunge quindi Nollet, è meglio acquisire l'abitudine di operare parlando e anche di impiegare meno le parole che l'esposizione dei fatti, in modo che nessuno, volendo fare obiezioni e chiedere chiarimenti, abbia a temere di interrompere un discorso studiato. Quindi grande attenzione, come fare queste lezioni? Si fa lezioni facendo esperimenti, si spiega, si fa l'esperimento e Polanyi addirittura non solo spiega e ha un esperimento da mostrare ai suoi studenti, ma usa anche una quantità di cartoni, sino ad ora sono 36 e si continueranno, su cui vi sono disegnate e miniate le figure che servono a dispiegare ed illustrare vari esperimenti. Quindi un Polanyi attentissimo alla didattica, attentissimo ai suoi studenti,
viene costruito il teatro, quindi nel Palazzo del Bo, quindi qui avete il cortile antico, qui il teatro anatomico, e qui era il teatro di fisica sperimentale di Poleni. Ad occuparsi di questa costruzione vengono incaricati Poleni e Morgagni, grande amico di Poleni. Ebbene, Poleni dice, il teatro massimo 100 persone, perché se fosse più grande di così, quelli che necessità dovessero essere più lontani, ebbene questi non sarebbero a portata di ricevere frutto dalle lezioni, perché gli esperimenti sono fatti per quelli che stanno vicino a poterli vedere, e quindi limita i posti del suo teatro a 100, che è tanto se pensate nel 700, quindi deve limitare il numero dei suoi studenti a 100 persone addirittura, quindi vi dà anche un'idea della popolarità della fisica in quel periodo. Quindi Poleni proprio totalmente inserito in quello che era la didattica e le questioni didattiche del Settecento a livello europeo, però su alcuni punti comunque era diverso. E per esempio un personaggio come Nollet, soprattutto, forse meno gli olandesi e gli inglesi, ma un pochino tutti, però soprattutto Nollet dice, ma no, la fisica si presenta solo con caratteri geometrici, tutta irta di algebra, occorrerebbe che la fisica diventasse un bene posseduto in comune da tutti. Nollet dice, non si crede più che ci sia da arrossire nel sapere ciò che si potrebbe assolutamente ignorare, si sa che uno spirito illuminato non è punto incompatibile con altre attrattive, cioè dice, apriamo la fisica anche alle dame. Ebbene, su questo Poleni non è d'accordissimo, sebbene lui fosse anche in corrispondenza con alcune delle dame che nel Settecento si interessano alla fisica e danno anche contributi importanti, quindi aveva donne fra le sue corrispondenti, però nel 1761, è anche l'anno in cui muore, scrive questa lettera ai riformatori. Poleni dice, parla della grave difficoltà di esercitare la filosofia sperimentale. Il farla per cagion d'esempio, come alcuni nella sua casa privata con l'intervento anche di donne, cui niente di difficile deve essere presentato, a porte chiuse con un certo numero di macchine ed adoperando la sua nativa lingua, è un fatto. Ma un fatto di gran lunga più gravoso e difficile si è l'esercitare la sperimentale filosofia secondo tutta la sua estesa, con dignità, con dottrina ed a portata anche di quelli che hanno già studiato per rendersi intelligenti di fisica e matematica. Quindi lui distingue la fisica dei salotti, diciamo, da questa fisica invece universitaria che deve essere, a cui deve essere riconosciuta, dice Poleni, una grande dignità. Allora, un Poleni comunque, lo avete visto, di dimensione decisamente europea. Per queste lezioni di fisica Poleni costituisce un cosiddetto gabinetto di fisica, una raccolta di strumenti per la ricerca e l'insegnamento. E adesso abbastanza rapidamente vorrei mostrarvi un pochino anche qui la portata, la dimensione europea di questo gabinetto di fisica di Poleni. Che strumenti raccoglie Poleni? Allora, ci sono strumenti che vengono acquisiti presso studiosi locali. Per esempio, ancora prima che a Poleni venga attribuita la cattedra, uno dei senatori della Repubblica di Venezia si mette in contatto con gli eredi di un patrizio veneziano, Cristino Martinelli, appassionato di scienza sperimentale, che si era procurato diversi strumenti, tra cui questa pompa pneumatica a destra, la camera oscura che vedete sotto. Pompa pneumatica peraltro basata su un disegno inglese, e non sappiamo ancora da dove questa pompa pneumatica arriva, forse dall'Inghilterra stessa. Quindi strumenti che vengono restaurati prima di essere portati da Venezia a Padova e poi messi in uso nel gabinetto di fisica. Quindi Poleni li usa nelle sue prime lezioni dicendo, però non mi bastano, è pochissimo, ho bisogno di molto di più, e infatti piano piano nel corso degli anni arriverà ad avere circa 400 strumenti quindi che acquisisce presso studiosi locali, abbiamo detto, come nel caso di Cristino Martinelli o nel caso di questo
Giovanni Lorenzo Orsato. Dal catalogo delle macchine di Poleni sappiamo che acquista tre strumenti, tre lenti eccellenti, come dice lui stesso, da questo Orsato, che addirittura si occupa anche di misurare la distanza focale delle lenti. Poleni lavora con questo Orsato in particolare sul restauro, su problemi di architettura di alcuni edifici di Padova, e ci sono dei bigliettini che loro scambiano, come questo che abbiamo trovato nella corrispondenza di Poleni. Giovanni Poleni bacia umilmente le mani all'illustrissimo signor Giovanni Lorenzo Orsato, suo benigno signore padroni, e lo prega di leggere l'annessa carta e dirgli se gli permetta che la dia a chi va. Questo era Padova, 20 gennaio 1741, e poi c'è la risposta sullo stesso bigliettino. Giovanni Lorenzo Orsato riverisce umilmente l'illustrissimo signor Marchese e lo supplica a sospendere la consegna della consaputa carta sino a che parliamo insieme questa sera al caffè. E quindi poi, proprio da Orsato, Poleni riceve queste tre lenti eccellenti. Una sola ci è rimasta, importantissima, perché seicentesca e legata al nome di Geminiano Montanari, grande astronomo del Seicento. Quindi strumenti acquisiti presso studiosi locali, strumenti fatti a Padova, sulla base, di nuovo, dei modelli inglesi e olandesi. Per esempio qui lo strumento per misurare l'elasticità dei corpi, vedete dietro, il modello di Gravesand, quindi del trattato olandese, tra l'altro molto sobrio dal punto di vista della lavorazione del legno, e invece il modello padovano che Poleni si fa fare per le proprie lezioni. Qui di nuovo una macchina per studiare le forze centrifughe, e a sinistra il modello olandese, a destra è lo strumento che Poleni fa fare. Questa è una macchina molto elaborata, che Poleni dice la macchina più artificiosa di tutte, grandissima, che purtroppo non abbiamo la possibilità di esporre perché non abbiamo abbastanza posto al museo. E una cosa volevo dire, allora attenzione, chi fa questi strumenti a Padova per Poleni? Ebbene, a fare questi strumenti a Padova sono vari artigiani. Poleni era abbastanza esperto da seguire direttamente, da poter far fare le varie parti che poi venivano messe insieme. Qui ci sono le spese sostenute da Poleni. Lui mandava tutto il resoconto delle spese ai magistrati della Repubblica di Venezia. E qui vedete che paga il favro, il veraro per varie spese fatte, il marangon, che è il falegname, per aver aggiustato in teatro il tavolin sotto l'antria pneumatica, sotto la pompa da vuoto. Quindi vari artigiani che lavorano per Poleni per costruire queste macchine in sede. E poi naturalmente acquista anche strumenti all'estero, in laboratori professionisti. Adesso passo rapidamente, acquista strumenti presso l'atelier del fratello del suo corrispondente, quindi Peter van Moschenbroek, uno dei primi quindi a lanciare le nuove lezioni di fisica di cui abbiamo parlato prima. Il fratello Jan costruisce strumenti e Poleni acquista 24 strumenti a Leida, diversi strumenti dal Nollet, dallo scienziato di corte del re di Francia. Acquista strumenti presso una bottega di Venezia, quella di Domenico Selva, specializzata in strumenti ottici. Acquista strumenti di vetro a Como. Como era diventato un centro importante a livello anche europeo, in cui si costruivano strumenti di vetro, barometri, termometri. I due bicchieri meravigliosi di Tantalo, di cui abbiamo parlato prima, arrivano proprio da questi fratelli Galli di Como. E poi da un certo Carlo Antonio Castelnuovo di Como, ora abitante a Milano, acquista tra l'altro questo microscopio solare, uno strumento di proiezioni. E poi, importantissimi, gli strumenti che acquista presso Philippe Verange, un francese che lavora a Firenze, entra in contatto con Verange attraverso un membro dell'Inquisizione, Antonio Augelli, che gli scrive in una delle lettere: beh, il nostro signore, questo Verange, ha mille occupazioni, gli conviene por mano a tutto, essendo carico di ragazze immobili e senza maschi.
Quindi questo Verange occupatissimo, che lavora però tantissimo e costruisce anche strumenti per poleni, sono strumenti, quelli di Verange, straordinari, questa macchina della doppia cicloide, oppure questo strumento per studiare la rifrazione dei liquidi, di cui Poleni parla con entusiasmo a Francesco Algarotti, dicendo che secondo lui non esiste macchina migliore. Ebbene, questi strumenti, chi era questo Verange, lavora a Firenze quando entra in contatto con Poleni, però in realtà prima di allora lavorava in Francia, era il fabbro diventato filosofo che lavorava per il duca di Lorena a Lunéville. Quando la corte di Lorena si sposta e il duca di Lorena diventa granduca di Toscana, ebbene anche questo Verange si sposta dalla Lorena a Firenze. Mentre era in Lorena viene ammirato, le sue macchine vengono ammirate niente meno che da Voltaire. Voltaire, appassionato di questa nuova fisica sperimentale del Settecento, in due sue lettere parla di questo Verange dicendo: sono stato alla corte di Lorena, lì vi è uno stabilimento ammirabile per le scienze, una grande sala tutta piena delle nuove esperienze di fisica e particolarmente di tutto quello che conferma il sistema newtoniano. Ci sarà per 10.000 scudi di macchine un semplice fabbro diventato filosofo mandato in Inghilterra a formarsi dal duca Leopoldo, ha fatto di sua mano la maggior parte di queste macchine e ne fa dimostrazione con grande chiarezza. Non c'è niente di simile in Francia. E di nuovo ne parla in una lettera a un altro suo corrispondente: vi è qui un ottimo fisico chiamato Verange, che da garzone fabbro è diventato un filosofo stimabile. Quindi strumenti ammirati da Voltaire, tutti questi strumenti che Voltaire ammira alla corte di Lunéville vengono poi portati, quando la corte si sposta a Firenze, a Palazzo Pitti, e poi quando in Lorena diventano imperatori tutto viene portato in Austria e disperso. Per cui in realtà abbiamo qui a Padova quattro strumenti costruiti da questo Verange, che è la collezione più grossa esistente in questo momento al mondo e quindi importantissima. Ancora, gli strumenti di Poleni arrivano da provenienze che sono anche le più varie, da altri studiosi, da suoi colleghi, da personaggi che sono anche orologi e meccanici come Bartolomeo Ferracina, che gli costruisce un dilatometro che lui userà per poi anche quello per il restauro della cupola di San Pietro, ma riceve anche strumenti dal conte Carlo Gazzola di Verona, in particolare il battipalo che vedete lì a sinistra. Insomma, anche per quanto riguarda il gabinetto di fisica, la fama di Poleni e di questo gabinetto di fisica è decisamente di livello europeo. Quando de Lalande, l'astronomo, fa il suo Grand Tour d'Europa nel 1765, ecco cosa scrive, arrivando a Padova. Beh, scrive: la sala di fisica sperimentale fu stabilita alcuni anni fa dal Marchese Poleni. Vi ha raccolto un'ampia collezione di macchine di ogni specie, fatte in Francia, in Inghilterra, in Olanda, sotto gli occhi dei migliori fisici. Alcune sono state immaginate o perfezionate dal signor Poleni lui stesso, e non conosco un più bel gabinetto di fisica. E poi il segretario dell'Accademia delle Scienze francese, dell'Accademia delle Scienze di Parigi, scrive quando alla morte di Poleni, che fra i vari suoi meriti ha avuto il merito di mettere la scuola di fisica di Padova alla pari con le più famose del genere, anche grazie alla preziosa raccolta di strumenti. Quindi di nuovo, anche in questo caso, un gabinetto di fisica di dimensione europea. Vorrei aggiungere al volo, perché vedo che ho parlato anche troppo, che non solo Poleni acquista strumenti e li acquisisce, se li fa mandare, li riceve come regali, li spedisce in giro per l'Europa. Per esempio, e passo rapidamente, inventa una macchina per studiare la caduta dei gravi. E qui in questa lettera riportata a sinistra, inviata a Monsignor Leprotti, che era archiatra e
ed era il cameriere segreto di Sua Santità del Papa a Roma. Ebbene, Poleni scrive di avergli mandato una macchina di questo tipo e gli spiega, gli manda poi tutta la spiegazione di come questa macchina funziona. Lo stesso per un dilatometro di sua invenzione, quello che abbiamo visto poi che è stato costruito da Bartolomeo Ferrattina. Quindi importantissimi questi strumenti spediti da Corecco, da Poleni, in particolare influenza di Poleni su Coimbra. Sapete che Coimbra è una delle più antiche università portoghesi, anzi la più antica università portoghese, è un'università importantissima a livello europeo. Ebbene, a diventare primo professore di fisica sperimentale a Coimbra è proprio un allievo di Poleni. Proprio un allievo di Poleni, Giovanni Antonio Dalla Bella, che e troviamo proprio, abbiamo a Coimbra una macchina di Poleni per la caduta dei gravi, simile a quella che c'è a Padova, quindi fatta costruire a Padova. E anche il modo stesso, adesso qui al volo ve lo faccio vedere, vedete che qui ci sono iscrizioni sugli strumenti, numeri romani, numeri arabi, lettere. Ebbene, ritroviamo una numerazione sugli strumenti molto simili che corrisponde al modo in cui gli oggetti venivano conservati negli armadi. Questo è il gabinetto di fisica di Coimbra, molto simile doveva essere il gabinetto di fisica di Padova. Ecco, quindi di nuovo, anche su, qui ho messo solo le freccette che collegano Poleni a diversi personaggi per lo scambio di strumenti. Vedete che sono frecce che vanno in tutta Europa e non sono neanche complete. Quindi su tutti gli aspetti, che sia ricerca, insegnamento, che sia per i suoi strumenti, la dimensione di Poleni è decisamente europea. È un personaggio comunque importante anche a livello di Padova, e vorrei finire con una frase, con una citazione di un francese, Charles de Brosse, conte di Tournai, che scrive a un suo corrispondente il 28 luglio del 1739, quindi Poleni era diventato da poco professore di fisica sperimentale. Ebbene, ecco quello che scrive Poleni, che scrive questo conte di Tournai. Si dice che, malgrado lo stato di degrado in cui Padova è ridotta, gli stranieri che l'hanno conosciuta la lasciano solo con rimpianto. Questo non può non accadere se i suoi abitanti sono del tipo del marchese Poleni, professore di matematica. È un uomo coltissimo e al tempo stesso di un'estrema dolcezza. Ma quello che prova al meglio che si tratta di un galantuomo è la sua inclinazione per la musica. Mi ha fatto ascoltare il signor Negri, un virtuosissimo suonatore di organo, di cui sono stato abbastanza soddisfatto. E al mio ritorno a Padova mi ha promesso di procurarmi Tartini, celebre violino. Ecco, credo che con ciò ci dà un'idea di quello che era questo grande personaggio che è stato Poleni. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie a lei, dottoressa, è stata una relazione molto interessante. E, se ci fossero delle domande, penso che la dottoressa sia disponibile per qualche chiarimento. A me ha colpito personalmente appunto la figura di questo personaggio così eclettico, ma soprattutto con la, diciamo, teso verso la didattica, non solo la sperimentazione, ma la divulgazione. Veramente una figura moderna rispetto a quello che poteva essere magari il periodo. E non mi ha dato l'impressione di una figura che, come dire, fosse legata ai canoni del tempo, una figura un po' al di fuori, diciamo, della modalità. Forse, ecco, magari qualche ritrosia nei confronti delle donne, da quello che ho capito, sì, nell'ambito scientifico, però... Sì, sì, ma a parte che sì, quello lo scrive quando è proprio ormai anzianissimo, tantenne, ma in realtà poi lui voleva fare una distinzione fra corsi che erano quelli dei salotti e i corsi universitari, però sì, effettivamente rispetto a quella che era la tendenza dell'elite dell'epoca di aprirsi molto,
c'era Poleni in questo, dice, ma sì, però. Comunque sì, no, un personaggio che è proprio inserito però nel suo tempo fortemente. È un periodo, è vero, in cui nasce la divulgazione scientifica, fortissimo. Proprio nel Settecento c'è proprio quest'idea più. Voltaire, per esempio, è attentissimo dicendo, no, ma. Non si può continuare a avere persone che non hanno conoscenze scientifiche perché verranno imbrogliate. Bisogna diffondere la conoscenza della scienza in modo che meno persone possibile vengano imbrogliate. Insomma, la lotta alle fake news comincia, direi, nel Settecento, sicuramente. Bene, c'è qualche domanda? Se volete potete anche accendere la telecamera e appunto porre le vostre domande. Sì, buonasera. Buonasera, Sì. buonasera. Non sono uno storico della scienza, eccetera, volevo solo magari delle curiosità, ma c'è ad esempio la casa di Poleni in via Beato Pellegrino, che insomma c'è anche una targa che lo ricorda, e gli strumenti collezionati da Poleni, quindi sono tutti confluiti all'università, cioè sono stati donati alla sua morte all'università, e se sì, sono quindi insomma tutti conservati. Allora, in realtà lui aveva una collezione, sicuramente aveva degli strumenti che erano suoi privati, perché ne aveva già all'epoca di Venezia, quando era ancora a Venezia e poi quando si sposta a Padova. E quegli strumenti lì, no, non sappiamo, cioè, aveva appunto anche la collezione dei quadri di Canaletto, eccetera, poi il figlio ha preso cura della collezione, aveva una grande biblioteca. E quindi queste cose non sono confluite, diciamo, almeno gli strumenti non ho idea di che fine abbiano fatto, però tutti gli strumenti di cui ho parlato, che sono quelli che invece lui si procura quando diventa professore di fisica sperimentale, quindi tutti quelli che acquista con i fondi della Repubblica di Venezia, sono strumenti dell'università e sono quelli, lui ne aveva circa 400 e un centinaio si sono salvati e sono tutti conservati dal Museo Poleni, non tutti sono esposti perché non abbiamo spazio a sufficienza anche nel nuovo allestimento, però un centinaio di questi strumenti si sono salvati ed è una collezione quindi straordinaria. Grazie. Grazie a lei. E una curiosità, ma quanti sono esattamente gli strumenti che sono stati raccolti da Giovanni Poleni, cioè almeno Erano quelli che voi di cui avete conoscenza? sì, erano Tantissimi. circa, si arriva quasi a 400. Sui 390, ecco, contando anche quelli che poi lui aggiunge in questo suo inventario, che sono degli strumenti anche di nautica, perché poi nel 55, 1755, diventa anche professore di nautica e costruzioni navali e quindi si procura anche dei modelli di vascello che adesso sono esposti, sono al Bo, fanno parte dell'allestimento di Palazzo Bo, ma erano stati acquistati da Poleni per le sue lezioni di nautica. E quindi contando, non sono tantissimi gli strumenti acquistati per la nautica, ma nell'insieme, ecco, questo inventario di macchine si arriva a circa 400. Una collezione quindi notevole rispetto ad altre collezioni, diciamo, internazionali, europee. Sì, decisamente, decisamente, ma per varie ragioni, proprio una delle principali. Allora, intanto perché sono strumenti notevoli per le storie che ognuno di questi strumenti racconta, l'abbiamo vista, legate a vari personaggi locali, europei, eccetera. Sono documentati questi strumenti dalle lettere, da documenti, da articoli, e quindi in quel senso, e poi proprio per quello che dicevo anche prima, cioè Poleni è un professore che è proprio a cavallo
tra la prima metà e la seconda metà del Settecento, è proprio fra i primissimi a creare un gabinetto di fisica in Europa. E quindi è perché i gabinetti di fisica si diffondono poi in tutta Europa nel giro di qualche decina d'anni, però la maggior parte dei gabinetti di fisica sopravvissuto sono della seconda metà del Settecento, per cui quello di Polanyi è particolarmente importante, decisamente. C'è da chiedersi come mai una figura di tale portata non sia conosciuta dai più. È vero, è vero. Ed è una delle ragioni per cui abbiamo proprio voluto dare il nome di Polanyi al museo è proprio per farlo conoscere, per cominciare a batterci per farlo conoscere. E perché non è tanto noto? Allora, io penso che sia anche in relazione al modo in cui studiata e comunicata la storia della scienza. Cioè, l'impressione che ha il pubblico, ma in realtà è anche il modo in cui hanno focalizzato l'attenzione degli storici, è grande scoperta, un picco, e quindi un grande nome legato a una grande scoperta. Poi sembra che non succeda più niente, poi un'altra grande scoperta, un grande nome, poi un'altra grande scoperta, un grande nome. Non è così che si sviluppa la scienza. La scienza è un continuo di ipotesi, ipotesi che magari non funzionano, ma che poi non vengono verificate, ma che contribuiscono a capire in quale direzione andare. È un continuo di personaggi che lavorano. È proprio un enorme e continuo sviluppo di passi avanti, passi indietro, per cui non ha neanche senso. Cioè, sì, certo, ci sono dei grandi momenti, però questi grandi momenti sono incomprensibili se non si tiene conto di tutto ciò che viene prima e di tutto ciò che viene dopo e di come tutte queste cose sono legate e di come le conoscenze si siano diffuse, quali sono le pratiche scientifiche, il modo di lavorare. Ecco, allora, in questo nuovo modo di fare storia e storia della scienza, in particolare di guardare la scienza che adesso è importantissima, cioè ci si focalizza invece tantissimo su questi aspetti, sulle conoscenze, sulla pratica, sulle manualità, sulle conoscenze in senso lato. Ebbene, in questo nuovo modo di fare scienza è chiaro che allora emerge un personaggio come Polanyi. Ha svolto un ruolo fondamentale, se non altro, come avete visto, nella diffusione, cioè lui assorbe tantissimo. Da quelli che sono partiti un attimo prima di lui, gli olandesi e gli inglesi, e poi lo diffonde. Ci sono suoi allievi che portano la fisica sperimentale in Grecia, e poi abbiamo visto l'influenza che ha a Coimbra. Cambia strumenti con persone in tutta Europa, con Delille, grande astronomo e studioso francese, che era all'Accademia di San Pietroburgo, si mandavano. Si spedivano da Padova a San Pietroburgo termometri e barometri. C'è un personaggio che quindi svolge un ruolo cruciale per portare a Padova nuove conoscenze, porta nuovi contributi lui stesso, l'abbiamo visto in vari ambiti scientifici a livello europeo e li fa conoscere, e porta a Padova le conoscenze, per esempio, inglesi o le pratiche scientifiche inglesi e olandesi, le diffonde in tutta Europa. Quindi un personaggio chiave, decisamente un personaggio chiave del Settecento, dimenticato perché l'attenzione è stata volta per tanto tempo soprattutto ai grandi successi, i grandi personaggi. Della scienza, la scienza ci viene spesso presentata come una cosa statica. Questa è una serie di risultati, sembra che non si muova niente, invece la ricerca scientifica è continuamente in movimento, sono verità fino a nuovo ordine. Allora, guardando la scienza in questo modo diverso, è chiaro che un personaggio come Polanyi acquista tutta la sua importanza, che è un'importanza di fatto, cioè all'epoca era visto come un personaggio fondamentale. Grazie. Grazie. Ci sono altre domande?
E un'ultimissima cosa, se posso. Abbiamo visto anche tanti documenti d'archivio, tante lettere. È già stata fatta o si prevede una pubblicazione, qualcosa proprio su Poleni? Allora, sì, ci sono delle pubblicazioni che sono già state fatte, sono state fatte delle giornate di studio organizzate dall'Istituto Veneto negli anni 60, negli anni 80, poi negli anni 2000. Adesso ci sono varie pubblicazioni. Allora, c'è questo progetto che lavora l'Università di Padova con l'Università di Brest in Bretagna. Ed è un progetto che mira a mettere online, digitalizzare, a fare un'edizione critica della corrispondenza di Poleni, mettendola a disposizione online con la trascrizione delle lettere, quando si tratta di lettere latine, la traduzione e il commento critico. Quindi questo è un lavoro che nel giro di poco tempo comincerà a essere fruibile online. Poi è chiaro, è un lavoro enorme, per cui piano piano verrà perfezionato, però una gran parte delle lettere sarà già disponibile online da giugno. E poi sì, beh, per esempio io ho in programma di scrivere il catalogo di tutto quello che è la collezione di Giovanni Poleni, mettendo insieme, quindi presentando sia gli oggetti, ma anche le lettere in cui si parla di questi oggetti, e quindi tutti i manoscritti, gli schemi, quindi ci sono vari sì, progetti per anche diciamo di pubblicazioni. Grazie mille. Bene, se non ci sono altre domande, io saluterei quindi tutti voi, saluterei per prima cosa la dottoressa Talas per la sua disponibilità e spero, mi auguro che tutti voi possiate visitare il nuovo allestimento del Museo della Fisica. Tra l'altro il 6 di maggio sarà proprio la dottoressa Sofia Talas ad accoglierci in museo e a raccontarci nel dettaglio alcuni di questi strumenti che avete vi visto solamente in fotografia, magari anche potendoli utilizzare, perché so che alcuni di questi strumenti sono ancora funzionanti e sono anche molto curiosi, a volte sorprendenti. Bene, grazie ancora, vi do appuntamento anche la prossima settimana, martedì 10 di maggio, con un'altra figura molto interessante e altrettanto poco nota, il condottiero Bartolomeo Dalviano, che fu anche ingegnere militare per la Serenissima Repubblica di Venezia, e scopriremo quindi della nascita delle mura, appunto veneziane, grazie anche a questo genio, militare. E avremo la collaborazione in questo caso del Comitato Mura di Padova e la presenza di Fabio Bordignon, dottor Fabio Bordignon, che appunto ci racconterà la storia di questo personaggio così curioso. Ci vediamo quindi la prossima settimana e vi aspettiamo anche alle prossime visite, ai prossimi eventi. Come ci fa vedere Chiara in questa immagine, ricordo anche tutti i partner, questa iniziativa, questo progetto è patrocinato dal Comune di Padova e sostenuto dal Comune di Padova, realizzato in collaborazione con molti enti, tra cui appunto anche il Comitato Mura di Padova, l'Associazione Progetto Portello, varie associazioni del territorio e il CAM, Centro di Ateneo per i Musei. Grazie a tutti voi e buona serata. Grazie, buona serata a tutti. Grazie a lei. Buonasera. Grazie, buonasera.